Mamma Maito che con l'ex di Semori gli ha risposto nonna perché con l'ex di Segamba tigidì, tigidì. Ad accendere i nostri sorrisi ma soprattutto le nostre risate ci saranno anche gli indimenticabili, già il nome è tutto un programma. Infatti il nome dice tutto, resteremo indimenticabili? Penso di sì. Ma quando andrete in scena innanzitutto? Il 27 agosto. Ok, e come si intitola la vostra commedia? Secondo me si intitola Male una, peggio quell'altra. Ecco, e allora di che cosa parla? Il nostro è un dialetto fermano, non so se si sente fermano. No, non si sente affatto, direi. No. Parla di una famiglia, lui fa il macellaio e c'ha a casa questa vecchia, sempre di vecchi, si parla di vecchi, dove mettere i vecchi, che non si sa mai dove appoggiarli. La convivenza. Convivere con un anziano. Poi dopo arriva l'altra suocera, quindi due anziani dentro casa. Da quanto tempo immaginate voi? Lavorate insieme? Sono 26 anni. 26 anni, è da poco, 26 anni. Siamo maggiorenni. Siete emozionati per questo spettacolo? No, non già emozionato la TV, perché noi siamo stati anche alla corrida con Gerry Scotti nel 2003, abbiamo vinto il televoto, siamo stati alla finale, quindi abbiamo calcato spesso, quindi il palco per noi è casa. Un poco di emozione c'è sempre, sì. Per noi. Appena metti il primo passo, sì, poi no. Quindi siete abituati a far ridere anche con voi, le risate, ecco, saranno il nostro pane quotidiano. È impossibile non ridere, è impossibile. Va bene, ricordiamo allora il vostro appuntamento, gli indimenticabili con... Male una, peggio quell'altra, il 27 agosto. E il nostro motto è divertirci e far divertire. Io so chiesto a mamma se mi comprava a carnevale in sacchetto dei coriandoli, essa mi ha detto no, hanno scorso ricevuta di tutti.